Signore e signori, ben ritrovati su Heavy Rain. Siamo nel sesto episodio. Lo scorso episodio abbiamo avuto modo di provare un'altra fanciulla, un altro personaggio. Ma adesso stiamo andando in casa, non mi ricordo di chi perché l'ho registrato ieri sera. Oddio, siamo il poliziotto con quello dell'FBI. Allora, innanzitutto vi ricordo sempre mi piace, ragazzi, è molto importante. Oh, te muovi? Nessuno, abbiamo soltanto perso tempo. Forse dovremmo comunque dare un'occhiata. Ma non c'è nessuno. Guardalo. Boom. Adesso sì. Che bomber. Non sono sicuro che sia una cosa legale. In effetti. Chiami la polizia. Oh, fa lo scomodo questo, raga. Però mi piacciono queste personalità qui. Oh mio Dio. Raga. Nathaniel Williams sembra un tipo piuttosto devoto. No, più che altro è inquietante. Di Dio, che attende la fine del mondo. Lo abbiamo interrogato pochi mesi fa per disturbo della quiete pubblica nel parco. Se ne andava in giro allucinato. Sentiva delle voci. Ah, I guess. Quella sua testa bacata era convinto che io fossi l'anticristo venuto sulla terra per perseguitarlo. Cosa c'è qui? Ah, stiamo facendo il giro? Cosa c'è qua? Madonna, che schifo. Beh, chissà che cazzo di... Oh, ho visto qualcosa... Dai, cazzo! Torna indietro. Cambia? Ok. Ah! Tutto sto casino per vedere delle vitamine. Andiamo a vedere qua cosa c'è. Ma chissà perché fa sta roba qui. Le candele sono ancora accese. Dovrebbe tornare a breve. Raga, ho sentito una porta sbattere. Che cazzo è? Secondo me c'è... Scusami, eh. Che cos'era quel suono lì? Fatemi capire. Adesso vediamo qua cosa c'è. Il Cristo. Libri. Ci deve essere un indizio per forza, raga. Ti bruci, occhio, zi. Acqua? Più che acqua mi sembra latte, quello. Vediamo qua. Perché c'è un palchetto qua, tipo? Mamma mia. Tutti sti... Oh, merda. Buonasera. Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. Ma che cazzo? Agente Norman Jayden, FBI. Vorrei che rispondessi ad alcune domande. Dio mio testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Si rilassi, nessuno la sta accusando. Stia tranquillo. Infatti, cioè... Di cosa ti occupi? Dove lavora, Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? La mia unica occupazione è pregare nostro Signore misericordioso per la salvezza dell'umanità. Alibi? Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30? Qui. Ero qui, stavo... Ah! E chi è che me lo può provare? Il Gesù Cristo? C'era qualcuno con lei? Sì, Dio, guarda. No. Strano. No, ero da solo. Arresto. È stato arrestato al parco in seguito alla scomparsa di un bambino. Che cosa è accaduto? Sono innocente. Non c'entro nulla con quelle morti. Ero al parco perché Dio mi aveva parlato. Ma di cosa? Perché io sono l'eletto. Ecco tutto. Ma che eletto? E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due. Non pronunciare quel nome. Chi? Cosa? Che cosa ti dice? Ma che diavolo fa? Stai facendo? Non posso parlarne. E anche tu devi tacere. Ti ordina di trovare nuove prede, vero? Gliene servono di più, eh? Sempre di più. Blake, basta! No. No.
Devo fare qualcosa. Carlo, lo evocherai. E come faccio? Ti ha detto di prendere quel bambino nel parco. Mi ha dato di volta il cervello. Voci ti hanno tormentato. Che devo fa? Notte. Volevi che smettessero. Non è così, Nathaniel. Basta. Zitto. Basta. E tu hai obbedito per farle smettere. Hai preso quel ragazzino e l'hai affogato. Non merda. È così? Blake è completamente fuori di testa. Non posso starmene basta. Qui a fare nulla. Basta. Mi hai uccisi tu, vero Nathaniel? Perché non confessi? Bastardo. Oh. Tu sei l'anticristo. Giù la pistola, Nathaniel. Si loda tuo padre all'inferno. È il figlio di Satana. È giunto sulla terra per distruggerci. Per l'amor di Dio. Gli spari. No, oh, psicologia. Cristo con un revolver, Nathaniel. Sai anche tu che è troppo potente. Cristo, un cazzo. Levami la pistola dalla faccia. Avanti. No, non posso, non posso sparargli, raga. Ora metti giù l'arma. Lentamente. Non voglio sparargli, raga. Demonio. Rimpiangerai di aver sfidato le missaglie del Signore. Ora conoscerai il potere divino. No. Gli ho sparato. Già. Pare proprio. Raga, gli ho sparato. Li voleva sparare, lo volevo uccidere. Avanti, andiamo. Raga, ho paura che ho fatto una cazzata però, Ho fatto una cazzata. Non dovevo spararli! C'erano ancora le cose lì, le opzioni. Mercoledì 10:37. 48 mm di pioggia, ragazzi. Ne mancano 100. Siamo a un terzo, praticamente. Lui qua. Lui qua, raga, non aveva preso la scatola. Vediamo se ce l'ha ancora. Magari era un doppione, quella là. Asma. Niente asma per il momento. E per fortuna. Per fortuna. Nel caso, ho sempre qui il buon vecchio inalatore. Un neonato? Oh. Entriamo sul retro. La neonata piange e nessuno interviene. Non mi piace per niente. Neanche a me. Finestra chiusa, chiusa. Andiamo di qua. Come la finestra qui. Finestra qua. Ah, c'è un'altra porta qui. Forse questa è aperta. Dai. Ok. Permesso. Mi scusi. Signora Ball. C'è qualcuno? Qua c'è scritto. È finita, non ce la faccio più. Prenditi cura della mia bambina. Oh merda. Resisti, piccolina. Dai. Prima a trovare la tua mamma. Ciao, piccolina. Stai chiamando la mamma? Poverina. Non è che è in bagno? Perché andava di fretta lui? Si vede di camminare, forse di qua. Signora Bulls, è lì? Dai, apri. Vai! Vai! Oh merda! Cazzo, è viva! Signora Bulls! Signora Bulls, mi sente? Si svegli! Sveglia! Dai, forza, forza, forza! Su! Ma c'hai un figlio? Ma sei stupida? Nel letto, forza. Chiamo un'ambulanza. No,
Non voglio andare in ospedale, la prego. Ok. C'è qualcosa con cui possa medicarla? Sì, credo di sì. Ok, non si muova. Torno subito. Io non capisco le persone che si autoinfliggono queste cose. Che cosa c'hanno in testa, raga? Ah, adesso lo scopriremo cosa c'ha questa. Bende. Presto, perde molto sangue. Devo sbrigarmi. Ok, le bende dove che possono essere? Cookie. La bimba ancora. Dov'è che sono le bende? Ah, in bagno. Probabilmente in bagno, raga. Dai, vai in bagno. Andiamo di qua. Lavati le mani, bravo, così non ti pulisci dal sangue. Vediamo, mi serve questo. Questo. Okay. E questo. Ottimo. Vai, signora Bowles. Madonna, sta prova a morire. Andrà tutto sono bene. Qui, andrà tutto bene. Ci sono io. No. Sanguina ancora. Resta sveglia. Ah, io raga, però avevo lavorato il comando, eh. Non è perfetto, ma andrà bene. Resti sveglia. Susan, mi ha sentito? Susan, resista. Dai, veloce. Resti con me. Cazzo, devo continuare a farlo, merda. Oh! Ma che cazzo stai a fa? Ok. Vai. Uno. E due. Veloce. Ottimo. Beh, ho fatto il possibile, così dovrebbe bastare. Per fortuna i tagli non erano profondi. Ehi. Come si sente? Tutto bene? Che domanda è? La mia bambina. Lei ha bisogno di me. Ok. Lei stia qui. Ci penso io alla bambina. Va bene? Vai. Sa cosa fare? Con un neonato, intendo. Sono un detective. So fare di tutto. Ok, dobbiamo fare il padre. Si chiama Emily. Ok, Emily. Tranquilla. Eri dai, io. Con sti comandi, raga. Ok. Ehi, piccolina. Mi devo prima lavare le mani. Cazzo, prima me le ero lavate. Dov'è il coso? Qua. Ah beh, no, quella lì era la porta sul retro. C'è anche biberon, eh. Ok. Per me è il biberon già subito, no? Non si può. Ok, raga, vediamo papà di Squared cosa fa. Ciao, Emily. Allora, qual è il problema? Oh, a giudicare dall'odore, credo di aver capito. Sei cagata addosso, io capì. Ok, piccolina. Allora, come si fa? Faccio il papà, signori. Ok, vai su con quel culettino lì. Che scricciolino. Cazzo, l'ha fatto difficile sto cambio di pannolino. Oh. Ti senti meglio ora? Giusto, Emily? Boh. Larry, dai, io... Che succede? Non avevamo risolto tutto? Dai, andiamo a prendere il biberon. Guardate, muove il biberon. Eccolo. Meglio scaldarlo un po'. Ok. Vai. Sarà la mamma di uno di quei bambini morti? Ok.
Boh. Here we go. Oh, Emily, hai fame? Eh? Aspetta. Devo inclinare bene il biberon. Via, secondo me sarà difficilissimo sto pezzo qua. No. Vai. Là. Bravo. Tutto tu si bevuto, eh. Oh, se piange ancora tu, ti lancio fuori dalla finestra. Poverina. Scricciolino. Oddio, mamma, adesso tira il rotore. Ecco. Ah, è brava Emily. Va un po' meglio adesso, vero? Ora. Ti curo velocemente in modo che tu possa farti un bel riposo. Ok. Piano. 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 Non voglio farla piangere. Ok. Vai giù, se no si sveglia. Proprio crollata, eh. Là! Oh! Ce la siamo levati dal cazzo. Capo, che stronzo che sei. Senti come russa la topina. Andiamo. Andiamo ad intervistare un po' lei qua. Ok. Grazie per aver badato alla bimba. Non volevo abbandonarla. È solo che non ce la facevo più. Quando Jeremy non c'è più. Ah, vedete. Ero così bravo bambino. Non capisco chi mi ha potuto fargli del male. Si occupa della sua bambina da sola. Il padre di Jeremy non vive più qui. È sparito. Il giorno dopo che Jeremy... Non so cosa gli sia successo. Forse non riusciva a sopportarlo. Da allora ho dovuto occuparmi di Emily da sola. Ma non ce la facevo più. Capisco. Suo marito le ha detto niente prima di andarsene? Ha lasciato un biglietto? Qualcosa? No. È sparito senza dire una parola. Ha lasciato solo il cellulare. Il cellulare? Sì, ho trovato un cellulare nel suo armadio. Sono certa che non fosse suo. Non l'avevo mai visto. Ho provato ad accenderlo, ma non funzionava. Ce l'ha ancora? Sì, è in un cassetto. In soggiorno. Assolutamente sì, certo. Di certo sarà più utile a lei che a me. Non ha dei familiari o qualcuno che l'aiuti? Sì, mia madre. Preferirei non chiederle niente. Non abbiamo un buon rapporto. Ma non ho scelta, suppongo. Abbia cura di sé. E di Emily. Sure. Lo farò, promesso. Ok, signori. Andiamo a prendere il cellulare. Madonna, cioè, regà, ma vi rendete conto? Dai. Andiamo a prendere il cellulare su un giorno. In un cassetto, quindi. Raga, sta roba qua l'hanno fatta malissimo, Piano, se no si sveglia la bimba. Cosa fai qua? Fammi cura della mamma. Pianino.
Andiamo. Damose. Usciamo dal retro. Siamo entrati dal retro. Si esce dal retro, no? Ok. Strano che adesso non entri un ladro, perché quelli qua è... Madonna, vivono proprio in una catapecchia. Porco due. Muovi rapidamente il controller wireless nella direzione di... Grazie. Ora siamo il padre di un figlio morto e di un figlio sparito. La moglie è separata. Vacca boia, che roba. 11.3. 49 mm di pioggia. Ah, giusto, vero, vero. City Garage, Central Air Service. Che dobbiamo fa? Scusi. Ah, c'è il tizio là. E là. Scusi. Scusi. Ehi. Oh, scusi, non l'avevo vista. Che cosa posso fare per lei? Devo ritirare l'auto. Che cosa vorrebbe dire? Ehi, lei è un tipo che se la prende comoda. Sono 2 anni che quella macchina è qui. Oh cazzo. Come da lei richiesto, le abbiamo fatto fare un giro ogni mese e controllato gomme e batteria. Tenga, è al terzo Grazie. Piano sotterraneo. L'ascensore lo... Bene, capo, allora buona giornata. Sì, non paghi? Cioè, 48 manutenzioni non si pagano? No, erano 2 anni, sono 24 manutenzioni, non 4 anni. Cazzo te guardi. Dai. Ok. Secondo me è quella là. Ma dai però, che pa... Raga, mi fa venire nervoso sta roba. Per andare dritto non devo premere un cazzo. Quale sarà mai la macchina? Ah, ok, là. Dai, voglio farlo scomodo. Vai a farlo ancora? Yaha. Oh, sembra una grande auto, signori, eh. Ma scusate, perché con me si comporta così questo, il killer? Cioè, sono 2 anni che è qui? Come mai c'è sta auto qua? Oh, dai, fammi aprirla. No, così si esce? No. Navigatore? Sì. Vediamo là invece che casa c'è. Là. C'è qualcosa lì? Pistola. No, ce l'hanno già data la pistola, vero? Niente qua, niente qua. Là. La destinazione okay. È a 4 miglia da qui. Uscire dal parcheggio e girare nella prima via a destra. Assolutamente sì. Vai, veloce. Secondo me non è così. Non è che c'è mio figlio là. Non sarebbe così. Non è così semplice. Vai. 2 anni che ferma, raga, però l'hanno tenuta bene. Vedere la destra, prendere la prima uscita.
Ok. Però. Però ragazzi, non posso salutarvi qua. Cioè, mi linciate. Merda. Cazzo è Silent Hill? Destinazione raggiunta. Ma come? Sei pronto a dimostrare il tuo coraggio per salvare tuo figlio? Ascolta attentamente. Prendi l'autostrada in contromano. Come? Se non raggiungi la destinazione entro 5 minuti, avrai fallito. Sean. Farei qualunque cosa pur di salvare mio figlio. Si va, raga. Non voglio morire, non qui, non in questo modo. Speranza, dai. Riesco, riceverò altre lettere. È la mia unica pista. Non posso più tornare indietro. Vai, forza. Accetta. Devo farlo per salvare Sean. Non ho scelta. Assolutamente sì. Vai. Forza ragazzi, dai. Qua ci sarà un gioco di comandi incredibile. Avanti. Destra, vai destra, vai destra. Oh cazzo. Destra. Erano 5 miglia 5 minuti, raga. Merda. Cazzo! Oh, dai, 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 che... Bello, bravissimo. Bravo, Gabby! Ah, cazzo! Non erano 5 minuti, erano 4... 5 miglia! Levatevi di mezzo! No! Sono rimasto qui! Madonna mia! No! Madonna, ero andato a sinistra! 3 miglia, altre 3 miglia, raga. No! Oh, cazzo. No, c'è una macchina! Polizia. Ho fatto apposta a farmi passare per il casello, così arrivava la polizia. Il bastardo. No, 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 no. Cazzo, avevo fatto così col joystick, raga. Merda, non avevo neanche visto R2, raga. Oh, merda. Quella polizia. Ecco, sapevo. Porca puttana. Addirittura mi sparano. No, l'ha fatto. Shit, shit, shit. Spacca tutto. 2 anni in garage, 10 minuti morta la macchina. Vai, 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 vai. Come premere lo schermo? Premere lo sto schermo. La tua ricompensa è nel vano porta. Ma sei scema? La tua ricompensa è nel vano porta oggetti. La chiave è dentro il GPS. La tua ricompensa è nel vano porta oggetti. La chiave è. Ok. Su, 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 su. Dai, che è sta chiave? Ah, era chiuso vano portaoggetti, perfetto. No! Era l'altro! Veloce, Gabby! Basta, eh? Ok, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Quitta, quitta, quitta! Dai, premi cazzo, no! Vai, 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 vai.
Vai a destra. No! Lo sapevo. Te pareva. Esci, esci, esci. Vai, 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 vai. Madonna, mi manca l'aria, regà. Mamma mia. E cosa dice? Madonna, poverino. Tutto qua. Ah, ok. Ai. Brutta raga, brutta brutta. Scopriremo insieme, ragazzi, come andrà a finire Heavy Rain. Lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo al prossimo episodio domani. Oh, ci saremo di nuovo alla signorina, signori. Qui da Capo di Square è tutto. Bella.